1992 qui a Los Angeles, mentre accompagnavo mio padre ad acquistare forniture alimentari per il suo negozio, gli chiesi come mai c'erano tutte quelle bandiere e lui mi disse: stanno per cominciare le Olimpiadi. E quello cos'è? Gli chiesi. Lì è dove premiano i campioni, mi risposi. In quel momento ebbi un brivido e dissi: papà, un giorno sarò anch'io un campione olimpionico. Mio padre ridendo mi domandò: in che cosa? Risposi: non lo so, devo pensarci. Dopo aver vinto le gare provinciali, sentii qualcuno dire dall'altro lato dello spogliatoio: beh, se Sammy Lee non fosse un orientale, sarebbe un gran tuffatore. Il mio orgoglio nazionale divenne la principale molla che mi spinse a diventare un campione olimpico. Prima della seconda guerra mondiale, nessuno sapeva chi era un coreano. Volevo andare alle Olimpiadi perché allora, come noto, la Corea era annessa al Giappone. Volevo mostrare ai giapponesi e anche al resto del mondo cos'era in grado di fare un coreano, se solo ne avesse avuto l'occasione, come poi l'ho avuta io. Mio padre e mia madre però erano preoccupati e mi dicevano sempre: figliolo, devi esercitare la tua mente tanto quanto il tuo corpo. Ricordati che devi diventare medico. Ho fatto un patto con uno dei miei compagni, Miller Anderson, che fu ferito durante la sua 113ª missione nella seconda guerra mondiale. Mentre partecipavamo al campionato nazionale, avevamo giurato che se fossimo sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, lui avrebbe dovuto vincere la medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino ed io quella d'oro nei tuffi dalla piattaforma. Ricordo bene l'ultimo tuffo a Londra. Era un triplo salto mortale e mezzo in avanti. Ero stato sempre in testa per tutta la gara ed ero l'ultimo a tuffarmi. Pensai che sarebbe stato un vero peccato se proprio quell'ultimo tuffo che avevo messo in programma non mi fosse riuscito bene. Ricordo che tutta la mia vita mi passò davanti e mi dissi: hai aspettato 16 anni questo momento, ora non devi buttarlo via. Quando toccai l'acqua pensai di essere entrato male, perché a volte quando sbagliavo l'angolazione sentivo un formicolio prima di avvertire il dolore dell'impatto con l'acqua. Così mi arrampicai sul bordo per guardare i voti, sicuro di vedere 0, 1 o 2. Invece vidi 10, 9,5, 9,5 e un 7 dal giudice inglese, il quale non trovò il mio tuffo molto elegante.